Senti, un gioco. Potessi scegliere adesso un solo giocatore, prendi un attaccante o un esterno sinistro? Grazie. Ma sai, non, da un punto di vista di mercato, preferisco comunque non parlare con voi, ma non perché mi state antipatici, ma perché ci parlo quotidianamente con la società ed è giusto che le idee che abbiamo le conserviamo per noi, anche perché poi quando andiamo su qualche giocatore vediamo triplicato il prezzo, ecco, e non è il momento anche così, per strapagare i giocatori. Ciao Antonio, Ciao. volevo sapere, al di là dei due ingredienti di cui parlavi prima, organizzazione, metodo di lavoro e mentalità, che cosa manca a questa squadra senza fare nomi, eccetera? Che cosa manca per tornare ai massimi livelli? Ma io penso di averlo detto già un mese fa in conferenza stampa, al di là dell'organizzazione, al di là di tutte le situazioni tecnico-tattiche, fisiche, la cosa più importante è che qui stiamo lavorando e secondo me è importantissima, cercare di trovare quanto prima lo spirito Juve, questo è fondamentale perché le altre cose arrivano dopo, quindi grande voglia di combattere, grande voglia di sudare, di uscire dal campo con la maglia sudata, grande attaccamento nei confronti di questa maglia, sapere che siamo la Juve e che Juve, l'equazione Juve vincere, questo è fondamentale. Quindi questa è la cosa su cui stiamo lavorando tanto. La cosa importante è che ho trovato un gruppo non disponibile, disponibilissimo, perché per primi i ragazzi hanno voglia di cancellare 2 annate sicuramente non felici.